E oggi partiamo con questo bellissimo sorriso, parliamo di cinema, di Pistoia, ne parliamo con Carlotta Bolognini. Intanto benvenuta a Pistoia. Grazie, sono a casa. E a casa, tante cose l'hanno portata a Pistoia in questi giorni. Tante cose, c'è il festival di Zio, la premiazione da parte del sindaco a papà per come presidente onorario della Centro Culturale di Zio, c'è la presentazione del mio libro che ho fatto sui 50 anni e più di cinema di papà, c'è la premiazione dei giovani, dei corti dei giovani, domani, poi sono venuta per i sopralluoghi della prima scena che sarà fatta per il mio docufilm, partirà da Pistoia, Pistoia anni 43-45, una scena alla quale tengo tantissimo, che mi raccontava sempre zio da dove partì la sua avventura verso la capitale e con altre grandi persone. E domattina ci saranno i provini per cercare questi quattro grossi personaggi. Due giorni di fuoco, insomma. Ecco, ma Pistoia è una città che può essere inserita in un set cinematografico? Assolutamente inserita, assolutamente, bellissima. Spero di avere la possibilità di girare appunto a Piazza del Duomo, proprio, partirà la storia da lì. È un gioiello, Pistoia, è un peccato non farlo conoscere. Senta, e poi il suo libro invece 50 anni di cinema, di cinema Bolognini. Di Manolo Bolognini, perché su zio è stato scritto tanto, su papà un po' meno, quindi un po' per scommessa con papà, perché diceva tanto nessuno è riuscito a farlo, figurati se lo fai te, quando mi ha detto così... È una sfida in famiglia. È stata la sfida. E quindi ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo libro molto carino, ripercorre un po' una piccola parte, perché ovviamente più di 50 anni, quasi 90 film che ha fatto papà con il produttore, insomma non si potevano racchiudere in un libro. E divertente, dietro le quinte, aneddoti, foto inedite. Senta, in questi giorni farete anche tanti provini. Sì. Cosa consiglia a questi giovani che cercano di approcciare il mondo del cinema, o soltanto per una piccola parte o anche per qualcosa di più? Noi personalmente cerchiamo non attori. Vorremmo ragazzi proprio freschi, giovani, allegri, con entusiasmo. Non voglio una cosa impostata, anche perché la scena è molto carina, molto, una storia vera di mio zio e mio padre, quindi deve essere una cosa allegra. Spero di non vedere persone impostate, attori. Perfetto. Senta, nel mondo del cinema ogni tanto si cerca anche di fare qualche piccola raccomandazione. Io gliene farei una. Ah. E le raccomanderei il nostro Charlie per una particina. Ma può avere qualche possibilità? Ma loro sono al primo posto, sempre, sempre, sono i migliori. Vero Charlie? Abbiamo lo stesso nome. Perfetto. Io la ringrazio, Carlotta. Grazie. Mi auguro intanto di vederla in questi giorni a Pistoia e poi di vedere la nostra Piazza del Duomo o la nostra città raccontata nel suo film. Sarà bellissima. Ve lo assicuro. Grazie, a grazie presto. A voi. Ciao.